Ciao amici, oggi parliamo di come abituare il cane a stare a casa da solo. Primo consiglio, fare una bella e lunga passeggiata, così che il cane è appagato dalla passeggiata e di quello che avete fatto durante la passeggiata, giocato, corso. Arriva a casa che è stanco e contento e si riposerà. Secondo consiglio, abituare il cane gradualmente. Prima ad esempio andare via 5 minuti, poi 10 minuti, man mano lui si abituerà che voi comunque andate via sì, ma poi tornerete. Terzo consiglio, potete lasciargli il Kong, come vi ho spiegato in uno scorso video che vi lascerò in descrizione. Il Kong è un gioco che riempite con qualcosa di gustoso per il cane, come ricotta e prosciutto, oppure potete metterli anche all'interno della frutta, come la banana, mirtilli e mela. Poi potete anche, adesso che è estate, metterlo in freezer, si congela e lui starà lì e lo gusterà piano piano. Oppure potete lasciargli un masticativo, come ad esempio il corno di cervo oppure il nervo di bue. Consiglio. Quando andate via, salutate il vostro cane dicendogli ciao e dandogli una carezza. La stessa cosa quando voi ritornate. Però se il vostro cane è agitato e non la vive, diciamo, in modo positivo, perché vuol dire che è stressato e c'è qualcosa che non va, aspettate che il vostro cane si tranquillizzi e poi andatelo a salutare. Ad esempio, entrate in casa, lui vi salta addosso e abbaia, cose così, allora voi vi togliete la giacca, andate in bagno, vi lavate le mani e aspettate che lui si tranquillizzi. Dopodiché andate lì, lo salutate e gli date una carezza. Quinto consiglio. Quando siete a casa, voi incominciate già da lì ad andare in un'altra stanza, a insegnare al vostro cane a stare da soli a piccoli passi. Quindi ad esempio andare in bagno e chiudere la porta. Lui può essere che incominci anche a grattare la porta, ad abbaiare. Aspettate che lui si tranquillizzi, poi dopodiché aprite la porta e lui si accorge che comunque voi siete solo state in bagno, non è successo niente. Così anche lì si abitua. Un'altra volta potete andare invece in camera e fare la stessa cosa, sempre con gradualità. Anche lì 5 minuti, poi 2 minuti, 3 minuti, 10 minuti. Vedrete che il vostro cane si abituerà a stare tranquillo a casa. Quinto consiglio, non lasciare a disposizione giochi o cose che lui potrebbe mangiare. Ok? Benissimo, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Mi raccomando, usate questi consigli che sono molto molto utili e mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e ci rivediamo in un altro video. Ciao! Quinto consiglio.